Ciao, io sono Ioanka e questo è il primo video che carico su YouTube. Cioè, non proprio il primo perché un video già c'è, ma è il primo in cui riesci a vedermi in faccia e finalmente sai che faccio. Allora, questa dovrebbe essere una review su alcuni prodotti di Bottega Verde. E partiamo col dire che ho scoperto oggi che Bottega Verde testa sugli animali. Su tutti i prodotti o quasi che comprerete troverete scritto prodotto finito non testato su animali. Vediamo se riuscite a leggere, dovrebbe essere scritto qui. Beh, sì, prodotto finito non testato sugli animali significa che il prodotto finito non è stato testato, appunto, ma tutti, probabilmente tutti gli ingredienti usati per farlo, sì. Quindi questa maschera contiene acqua e glicerina e un sacco di altre cose. E sì, queste qua probabilmente sono state testate sulle animali. Il prodotto finito, cioè la crema in sé, no. Quindi, partiamo col dire questo. Oh, mi sono informata oggi anche sugli inci. Gli inci. Li cerco su internet che cos'è inci, così potete scoprirlo anche voi. Inci, che vuol dire International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Cioè, l'elenco degli ingredienti cosmetici espresso secondo una nomenclatura standard, perché dal 1997 è stato d'obbligo per ogni casa cosmetica scrivere gli ingredienti sulla confezione. Sono messi in ordine da quello che è più contenuto nel prodotto fino a quello che ne è meno. Sotto l'1% di prodotto in questo oggetto, tra virgolette, è possibile metterli a caso. Possono essere scritti in inglese o in latino, ora non mi ricordo bene quali siano le differenze. Comunque, tornando a Bottega Verde, la crema effetto seta e idratante alle erbe e miele, che è questa. Che secondo me, cioè, è così, abbastanza liquida, ma neanche troppo, che dice di avere un profumo di fiori e agrumi, ma io sinceramente sento che sa proprio di crema. La crema che normalmente si usa sa di crema, e quindi è un odore neutro che potrebbe piacere a tutti. È una crema da giorno, e la si usa anche come base trucco. Sinceramente io la uso da giorno, da notte, da pomeriggio, la uso sempre e mi ci trovo bene, si asciuga in frettissima, lascia la pelle morbida in una maniera pazzesca. L'inci, cioè io ho calcolato l'inci dei primi 5 ingredienti. Naturalmente abbiamo acqua, due puntini verdi, poi abbiamo due puntini verdi ancora, un rosso, due verdi, quindi sinceramente per quei due rossi che ci sono, io non, anche se sono nei primi due ingredienti, no, i primi tre ingredienti, cioè il secondo e il terzo ingrediente, quindi di quantità di quei prodotti ce n'è abbastanza, non penso che mi succederà qualcosa se continuo ad usarlo. Quindi questa crema approvatissima. Ok, poi questo fondotinta. Fondotinta correttore effetto matte con vitamina A ed E e germe di grano. Matte finish, quindi finitura matte, formula ipoallergenica, colore, color sabbia, che non vedrete niente, ne sono sicura. Color sabbia, no, è inutile. Vediamo se così si riesce. Color sabbia? Vedete? Secondo me no, quindi color sabbia, fidatevi. Ed è questo. Perché io qua dentro tengo il mio kabuki, almeno continua ad avere una forma normale. Neanche qui color sabbia, niente, color sabbia comunque. E molto buono. Se se ne mette troppo, sì, dà l'effetto cerone in faccia, questo è vero. Ma io solitamente lo mischio con questa crema, appunto base per il trucco, fondotinta, magari vanno d'accordo insieme. Mischio la crema e il fondo insieme e a me piace.
piace perché, a parte che è il mio colore. Ora, sembro rossa in telecamera, scusate. Non so se vedete. Qua ce n'è tanto, quindi effetto cera non assicurato sulla mia mano. Ma è buono. È buono, secondo me fa il suo lavoro. Effetto matte, è vero. Una cosa, ci sono rimasta un po' male perché vado a vedere l'inci di questo fondotinta, a parte l'acqua, perché acqua, due puntini verdi sempre, yeah, viva l'acqua, ce ne sono due rossi, due verdi, uno giallo, uno. Poi qua, accorgendomi che ci sono due rossi, uno giallo, ho detto vado avanti, non i primi cinque come per la crema, vado avanti. Quindi due rossi, due verdi, uno giallo, uno rosso, due rossi, uno rosso. Questo per quanto buono mi possa sembrare così, cioè a toccare, ecco, questa qua è la mia mano col fondotinta, l'ho sparso su tutta la mano praticamente e è bellissima la mia mano adesso. Comunque, per quanto possa essere buono, io penso che non lo ricomprerò, mi fa paura sapere che metto in faccia della roba del genere, cioè proprio mi spaventa, non lo so. Poi hanno dei nomi bruttissimi questi ingredienti. Ciclopentasolixane, isolcetic, palminate, cioè una roba bruttissima. Fondotinta, caro, io penso che non ti ricomprerò. Cercherò un altro fondotinta perché fino adesso ho sempre usato questo. Oggi che ho scoperto l'inci, mi sono messa a guardare e ah, aiuto! Quindi, fondotinta, approvato per il lavoro che fa perché fa un buon lavoro. Sembra minuscolo in telecamera. Sono 30 ml, quindi. Questa è la mia mano, una mano normale, neanche troppo giga. Cioè, sembra davvero minuscolo. Vabbè, anche come correttore, perché è molto spesso non è fine come prodotto, quindi anche come correttore fa un buon lavoro. Cosa abbiamo poi? Abbiamo scrub viso alla mela verde, che è questo. Che secondo me è molto buono, a me piace. Non penso neanche però faccia il suo lavoro stavolta, perché lo scrub che faccio dall'estetista, lo scrub che ho io di una marca appunto per estetiste, quindi una marca importante tra virgolette nel mondo estetico, cioè la pelle dopo è. Non so neanche come spiegarvelo, a parte che quando lo uso sento proprio che gratti via la. Cioè, non fa male, ma fa un po' male, una cosa un po' strana. Mentre questo, non so, sembra che ti metti una cremina, boh, sei contenta perché stai facendo una cosa per la tua pelle, poi la togli, a posto. Cioè, secondo me non fa niente, buonissimo l'odore, sa proprio di mela vera, cioè proprio di. Sì, di mela, cioè, una cosa buonissima. Come fare crack quando mangi una mela, la stessa cosa. E con modo d'uso massaggiare sul viso per 2-3 minuti, cioè quindi proprio una cosa così, la metti, massaggi un attimo e la togli. Non lo so, l'ho comprato, lo voleva mia sorella. Lei ogni tanto lo fa perché si diverte, ma appunto è una cosa divertente da fare per il viso, non tanto per le proprietà famosissime dello scrub. E questo è abbastanza buono. Sono sempre due verdi, due verdi, due verdi, due verdi, tanti pallini verdi tutti messi in fila, quindi siamo contente. E niente, buono, mi piace. Cioè, mi piace per divertirmi, ma non lo ricompro. Questo assolutamente non lo ricompro. E ciao a tutte, la mia telecamera mi ha mollata, mi ha lasciata sola nel momento in cui avevo più bisogno di lei. Vi stavo dicendo che questo qua non è questo granché. E basta, volevo salutarvi. Cioè, mi ha proprio mollata per i saluti, è maleducatissima. Ora sono un po' guardate, ecco, magari così mi vedete meglio. Vado alla finestra e niente, volevo salutarvi, spero che questo video vi sia utile, magari chi lo sa, e niente, spero di riuscire a caricare altri video, di non vergognarmi così tanto come oggi e nulla, ciao!